Per cui io ho detto che adesso entriamo un po' in un aspetto che vi farà un pochino male. Ah, ma io sono più bravo degli altri agenti immobiliari. Mi merito che tutti i clienti vengano da me. Tutti. È il posto dove si mangia meglio, ragazzi? Sì? Chi ha detto sì? Non è il posto dove si mangia meglio. Eppure guadagna miliardi, non milioni. E stiamo parlando di un qualcosa che guadagna molto di più rispetto a uno chef pluristellato che dovrebbe, insomma, cucinare meglio, no? Starbucks è il posto dove si beve il miglior caffè del pianeta? Chi ci è mai andato? Ok, tu entri da Starbucks. Io ho provato il brivido a Londra, a Milano. Ok? Quindi io sono entrato, ho fatto 15 minuti di fila, come un pinguino così. Poi sono arrivato lì davanti, 5 euro un caffè, me lo davano, mi hanno dato il bicchiere, era infuocato. Secondo me era un millimetro la plastica, era bollente, con il cartoncino con scritto male il mio nome. Mi sono messo in silenzio nell'angolo a berlo. Eppure è pieno. Però sei da Starbucks, un ambiente figo, carino. Cosa ti sto dicendo? Che devi avere un pessimo servizio? No, non sto dicendo questo, ragazzi. Quello che ti voglio dire, però, è il fatto che anche se tu sei a livello di competenze, sei il miglior agente immobiliare della tua città, o pensi di esserlo, non sarà quello che ti farà diventare veramente ricco. Questo voglio dirvi. E allora che cos'è che ci può far veramente fare un salto in avanti? Diventare importante, la traduzione di questa roba qui. Diventare importante. Errori che vedo fare spesso nella comunicazione degli agenti immobiliari. 30 secondi netti di orologio, anche se non ce l'ho, per una grande novità. Quello che posso condividere ovviamente su YouTube per motivi organizzativi è l'1% forse di tutto quello che c'è dietro al mio mondo e quello che insegno nella mia formazione. Ma ho una bella notizia. 2, 3, 4 ottobre Bologna. Ci sarà il vertice degli agenti immobiliari in Italia, il più grande evento in Italia. Mi avete chiesto a gran voce con dei messaggi, contatti, eccetera, che volevate qualcosa in presenza, una cifra abbordabile, e io vi ho ascoltato, ragazzi. Parleremo di mindset vincente, di come acquisire 6, 7, 8, 10 incarichi al mese, come utilizzare l'open house per trasformarli in un asset per vendere e acquisire, come creare un team che ti permette di staccare il tuo tempo dai guadagni e soprattutto le nuove frontiere del marketing e del personal brand. Avremo degli ospiti davvero speciali. Questo evento era talmente importante per tanti agenti immobiliari che hanno proceduto immediatamente all'iscrizione. 2, 3, 4 ottobre sono aperte le iscrizioni, clicca qui sotto nel link e in descrizione per avere tutti i dettagli e per riservare il tuo posto. Ciao da Simone. Faccio 100 contatti, quindi devi venire da me perché io faccio dei sacrifici. Guarda, sono le 9:30, sono ancora in ufficio. Dal momento che io ho sacrificato tutto, mi merito che tu vieni da me e che tutti i clienti vengano da me. Giusto? È giusto o no? Potrebbe esserlo, ma non gliene sbatte i maroni a nessuno. Del tuo sacrificio non gliene frega niente a nessuno. Vi ho già fatto l'esempio ieri. E durante le feste di Natale io ho messo giù queste slide. Per cui ero a casa con la mia famiglia, però dal 23 al 27 ho staccato Natale e basta. Gli altri giorni ho fatto queste slide. Ma voi siete qui oggi non perché ha detto Simo, poverino, a Natale. Doveva stare sul lettone con la piccola a giocare col pupazzo. Quindi vado al suo corso. Giusto? Voi siete qui perché voi volete uscire da qui e fare più soldi rispetto a quello che facevate prima. Zan zan. Ok, altro errore. Questo mi piace. So che a qualcuno farà male questo. Sono sul mercato da 40 anni. Perché quelli di più di 50 anni non fanno le foto? Fateli. Dal momento che sono sulla piazza da X anni, i clienti devono venire da me. Ne ho diritto. E qui, ragazzi, c'è un problema proprio culturale italiano. Perché sta roba, vedete conto, Stati Uniti, Inghilterra non esiste. Allora,
noi viviamo in una situazione su cui io non sono d'accordo, però ovviamente non voglio convincere voi, dove ci sono gli scatti di anzianità. Quindi, io dal momento che lavoro in quell'azienda, il fatto che io è da 30 anni, che ha vinto 30 viti allora, ma sempre 30, a questo punto comunque ho diritto a un aumento. No, cazzo, tu hai diritto a un aumento, se invece che ne 30 me ne fai 35 e non ne hai diritto tra 5 anni, ne hai diritto tra un mese. Sonia è una mia dipendente, non ho aspettato gli scatti d'anzianità. Gli ho aumentato lo stipendio, dove sei Sonia? Perché lei faceva delle cose più velocemente rispetto a quello che io pensavo. Non ho aspettato lo scatto del dipendente. E quindi dal momento che noi facciamo da 40 anni siamo sulla piazza, allora è giusto che i clienti vengano da noi. Non è giusto. Vengono da voi se gli date un vantaggio superiore rispetto a tutti gli altri. Siete d'accordo o c'è qualcuno che è rimasto ferito da questa cosa? C'è un sindacalista nascosto tra di voi?